Nello scorso episodio di YouTube Man, Sergi, Twitchman, Matsu, Alessio e Previaz sono chiusi in gabbia. Nel frattempo Sergi viene imbottito di pillole per il controllo mentale. Ti va se ti faccio assaggiare il salmone? No! Tuttavia Gigio, attratto da Sofia, decide di addormentarla con il cloroformio. Ho giusto un po' di cloroformio, potrei usarlo per addormentare Sofia. Ma per un incidente sviene e Sofia ne esce con una strana frase. Bene, ora che siamo soli e Gigi è svenuto, è l'occasione perfetta. Occasione perfetta. Alessio e Previaz escono dalla loro amnesia e ricordano il loro passato, dove Alessio era un partigiano in missione per recuperare Previaz, il quale era in grado di controllare il tempo. Tuttavia Alessio viene isolato nel tempo e Previaz subisce un violento trauma cranico. Io, gemma del tempo, ti esilio nel tempo per l'eternità. Questo chi è? Ma io chi sono? Sono Benjamin. Io sono Ugo Al... Alessio! Mazzò intanto scopre di non essere solo in prigione. Ehi, tu! E Darley cerca di riprendersi il team YouTube Man. Twitchman, mentre viene pestato dal grezzo Valerio, tornati in vita con un'altra testa, riceve una visita da Luigi. E così, dopo tanto tempo, ci rivediamo. Mazzò, in modo da sapere sempre dove si trovasse. E questo è il motivo per cui sono segregata qui. Pesante. Ehi, Mazzò, che ci fai qua con lei? Ciao, sono Lucia e... Che ci fai tu qui? Sono venuta a farti prendere anche tu. Guarda, che sto qua da me stessa. Sei tu quella in gabbia. In ogni caso, visto che fate parte dello stesso team, penso lo debba raccontare anche a te. Mia madre lo sta aiutando Duce. E io qui da solo che faccio? Ehi, tu! Ehi, ma chi sei? Da dove sbuchi? Sono sempre stata qui, solo che non abbiamo mai parlato. E come mai mi viene a parlare solo ora? Hai parlato di tua madre, hai detto che è un ostaggio del Duce. Sono solamente interessata. Come se ti conoscessi, come se questi fossero affari tuoi. Guarda che sono immischiata in questi affari più di quanto pensi. Che intendi? Io sono la moglie del Duce. Cosa? La moglie del Duce? Più precisamente l'ex moglie. Cosa? L'ex moglie? Sono immischiata in affari che non mi riguardano e... Oh, Duce. Twitchman. E così, dopo tanto tempo, ci rivediamo. Non sei emozionato? I morti non dovrebbero tornare dalla tomba. Satana mi ha dato un permesso a te. Ha parlato la gemma del potere. Il Duce in realtà è la gemma del potere. Gemma del potere? Esatto, quando l'ho scoperto mi ha segregata qui. L'unico motivo per cui mi ha sposata è che voleva dei figli geneticamente modificati. Triste. Zitto, ritardato. Non puoi chiamarmi così. Che pena che mi fai. Io il tuo segreto lo so, ma sai, non l'ho detto a Sergi per tua fortuna. E che me ne importa? Tanto siete entrambi nelle mie mani.
Non l'ho fatto mica per te. Cosa farebbe Sergi se sapesse della sua infanzia? Voi ci avete rovinato la vita. Ecco. Voi parli come se per me fosse stato in dolore. E poi non ti devi azzardare a parlare del mio passato. Come vuoi. E va bene. Se non ti dispiace, io avrei da fare. Ora è il turno di Valerio. Ari, ciao, Twitch Man. Sono contento di stare con voi. Forza, evadiamo insieme. No. Come no? Non volevi scappare? Certo che voglio scappare, che ti credi? Sicuramente però non con te. Cosa? Quando avevo perso la memoria non potevo capire. Flame mi aveva rapito e sono riuscito a scappare per miracolo. Poi Martina è riuscita a catturarmi e ha tentato di ucciderti usandomi come arma. Ma ora so perché volevano fare tutto questo. E perché? Loro sono i miei compagni. Loro sono la gemma del tempo e la gemma della mente. Ma... Corre tutto, ragazzi. Bene, ora che siamo soli e Gigi è svenuto, è l'occasione perfetta. Occasione perfetta? Perdonami per tutto quello che ti ho fatto, per averti ammazzato il gatto e per averti ammazzato anche l'amico. E dopo che ti ho perdonato? Scopriamo, cazzo! Io voglio vederti libero, te e i tuoi amici. Nella mia saliva ci ho messo dell'entropoietino, una sostanza dopante che stimola... Ok, grazie, non me ne frega un cazzo. Comunque, un modo carino per drogarmi. Comunque questo posto è privo di connessione, quindi l'unico modo per drogarti è darti della super forza. Prova. Ora fingerò che tu mi abbia stesa. Tu intanto scappa con gli altri. Grazie. Ora devo far finta di essere stata stesa. Ti do una mano se vuoi, insomma. Ho del cloroformio. Gigio, cazzo, sta zitto! Ciao, sono Sergi, capo del team YouTube, ma te? Lucia, ex moglie del Duci. Figo, non sapevo che il Duci avesse una moglie. Comunque, non abbiamo ancora finito. Devo recuperare Previaz, Alessio e mio fratello. Per non fare rumore, com'era che ci separiamo? Dobbiamo stendere chi fa la guardia ai prigionieri. Io andrò a liberare Manu. Voi tre, invece, andate a prendere Previaz e Alessio. Dopodiché, ci incontreremo all'uscita. E poi da solo andrò a sistemare il Duce. È ora delle pillole, ragazzi. Dai, non di nuovo. Tanto mi rilibererò di qui. Non sei nella posizione per dirlo. Prima Manu, ora tu, basta. Dai, Gre, non ti incazzare. Più me lo dici, più mi incazzo. Ok, ragazzi, è il momento. E che facciamo? Ho in mente un piano anti-scam. Lucia passerà davanti al Grizz e si fermerà per farsi prendere. Nel frattempo tu, Harley, ti metterai dietro di lui e Lucia lo spingerà dietro e io gli do il colpo di grazia. Ha senso. E allora Yemo. Aspetta, oh, ma che cazzo fai? Aspetta, ma non era nei piani? Cazzo! Che merda di pugno, fatti sistemare da vicino. Oh, oh!
le prendo sempre io. Ah, ma allora non le prendo sempre io. Wow, era da tanto che non lottavo. Ci sta. Sleghiamolo. Ragazzi, siete qui. Liberatemi. Sono molto brava a fare il lega. Ok ragazzi, andiamo. Ehi, ma non volevi andare via senza di noi? Eh? Ma no. Spettacolo vederti così, mi mancava questo mondo e soprattutto avere la testa attaccata al collo. Sai Twitch, anch'io sono diventato più forte, adesso hai superpoteri anch'io. Sì, ma poteri o meno rimani comunque più scarso di me, eh? Oh, ma guarda un po' che vado, ma come hai intenzione di fare senza poteri? Vuoi usare i tuoi pugni? Sono inutili con... Cazzo che botta, ma come hai fatto? Diciamo che sono forte di natura. Morto due volte. Twitch, è il momento di andare. Io sono Twitch. Sì, sì, adesso andiamo. Perfetto. Io sono Twitch. Sì, sì, tranquillo. Io sono Twitch. Cazzo che botta, devo chiamare il capo. Ciao ragazzi. Bella. 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 Bene ragazzi, ora che siamo tutti qui è il momento di evadere. Cazzo. Fortunatamente qui in questo punto prende la connessione e quindi io e Twitch abbiamo i superpoteri. Ragazzi, salite sulla nostra schiena. Ora si vola. E come farete a raggiungere tutto quel peso? Bazzecole, siete leggerissimi. Ci metterò pochissimo. Però abbiamo molto poco tempo. Allora andiamo. E non è tutto. Andando verso quella direzione ci sarà il Duce. E quindi mi appresterò ad affrontarlo da solo. È pericoloso, non rischiare. Rischioso o meno, devo farlo comunque. Non posso permettere che il Duce rifaccia una cosa così. Ok, andiamo. Andiamo! Il Duce dovrebbe essere qui. Esattamente. Vedo che ti sei studiato bene la zona. È il minimo. Te l'avevo detto che non saresti riuscito a catturarmi. Come se mi avessi sconfitto. Avanti, ragazzi. Culo! E ora si rivede. No, certo. Cosa, Valerio? Ma ti avevo staccato la testa. Di nuovo. In realtà fa parte dei miei poteri. Duce! E così vorresti uccidermi con questo esercito di ritardati? Sapevo del tuo ritardo, ma non pensavo fosse così esteso. Sono venuto a ucciderti, perché sapendo che il tuo brutto muso era ancora in circolazione, non avrei fatto notti tranquille. Da oggi non ci sarà più nessuna notte per te. Staremo a vedere. Nel prossimo episodio di YouTube Man, Sergi, finalmente libero dalle sue catene, dovrà affrontare un'ardua battaglia contro il Duce e i suoi scagnozzi, Sofia, Gigio, Antonio e il Grezzo. Riuscirà il nostro eroe a vincere? Episodio 14, Alleanza. Non perdetevelo.